Ciao e bentornati con Angelo, lo chef ludico, e bentornati in questo nuovo gameplay a due giocatori. E andremo a scoprire oggi un gioco fantastico. Boss Monster, costruisci il tuo dungeon. Un gioco per 2-4 giocatori, edito da Feeder Game in Italia, che ringrazio veramente tanto sia per la copia del gioco che per questo meraviglioso playmat in cui andremo a giocare fisicamente la nostra partita uno contro uno. E chi è la sfidante di oggi? La mia solita acerrima rivale, Claudia! Ciao. Ciao Claudia! Allora, di che cosa si tratta? Boss Monster è un dungeon building. Mi direte, chef, parla come magni. Che cos'è un dungeon building? In realtà, noi andremo a interpretare con i nostri personaggi che abbiamo già selezionato dei veri e propri boss di fine livello dei videogiochi 8-bit degli anni 80. E dovremo costruire delle stanze, esattamente 5 stanze, affinché gli eroi che partiranno dalla città, invogliati e ingolositi dai tesori presenti nelle nostre stanze, arriveranno all'ingresso del nostro dungeon e cercheranno ovviamente di procedere fino a tentare di colpire il nostro boss. Qual è lo scopo nostro del gioco? Ovviamente, Claudia, qual è questo scopo del gioco? Cercare di non farli arrivare ovviamente al nostro boss. Per cui, se gli eroi lasciano le penne ovviamente all'interno delle nostre stanze, subiranno delle ferite, noi guadagneremo le anime, che sono praticamente i cosiddetti punti vittoria per il fine partita, e ne dovremo ottenere ben 10. Se malauguratamente qualche eroe dovesse passare ed arrivare al nostro boss e ci farà una ferita, e le ferite le aggiungeremo esattamente qua, a questo punto con 5 ferite saremo eliminati dal gioco. Già, Giusto? ahimè sì, Ho spiegato fatti bene. tutti i Sì, tutti teschietti. teschietti, sì, insomma, la situazione non è molto Sì, bella, no. vero? Allora, abbiamo già fatto il setup del gioco, abbiamo già messo i nostri eroi alla città, abbiamo già messo le nostre carte stanza pronte per essere pescate e le carte incantesimo. Inizieremo entrambe come mano iniziale con 5 carte stanza per uno e 2 carte incantesimo. Eccole qua. Non le faccio vedere, Claudia. Con queste carte adesso inizieremo immediatamente la nostra partita. Prima di iniziare con il primo turno di gioco, andiamo a presentare i due personaggi. Ovvero, io giocherò con Cerebellus, con 650 punti esperienza, per cui inizierò credo per primo, perché Claudia ha Gorgona, che invece ha 500 punti esperienza, Sì, che è regina di la Medusia, regina di Medusa, per cui che una vera e propria ricorda Gorgona. Il mio invece sembra un cervello su una provetta dentro a un barattolo, molto spappolato. intelligente. Ognuno di noi ha una propria abilità speciale di level up che si attiva quando riusciamo a costruire tutte le 5 stanze del dungeon, per cui poi la scopriremo mano a mano. Allora, la prima cosa da fare prima di partire con il turno è costruire gratuitamente la Una stanza, per cui stanza. andiamo a vedere che cosa possiamo costruire. Come al solito, qui la sfiga iniziale ci attanaglia. E vabbè, allora io a sto punto mi vado semplicemente a mettere questa stanza qua accanto al boss. Claudia ha già fatto lo stesso, per cui andiamo a rivelare la nostra stanza. Io ho trovato, ah, che ciulella, io mi sono messo la sala del tesoro. È una stanza trappola che dice praticamente che distruggendo questa stanza il valore dei tesori all'interno del mio raggio è raddoppiato fino alla fine del turno. E in più ha due simboli con la sacchetta di monete che attira i ladri all'interno del dungeon, perché ogni tesoro praticamente viene, ogni tipologia di tesoro viene, attira un determinato tipo di eroi. Io ho la caverna preistorica, che è una Ok. stanza mostro che vale 3, Ah, cioè, e fa tre ferite agli eroi che non passano puoi da lì e costruire una stanza avanzata sopra questa non ci puoi carta, costruire una perché stanza. Vabbè, grazie al cavolo, cioè, già volevo una stanza da vale. tre ferite già così di Eh sì. partenza. Ok, partiamo direttamente, Claudia, col primo turno di gioco. Per cui la prima cosa da fare è andare a vedere gli eroi che arrivano dalla città per entrare nel nostro dungeon. Il primo eroe sarà un ladro. E il secondo eroe, cioè, che però ha 8 punti ferita, va all'ammazza questo, è un altro ladro con 4 punti ferita. E mo' so dolori, per me so dolori, perché io ho due sacchette, questi probabilmente potrebbero venire da me e mi potrebbero riempire schiaffi. Ma andiamo a pescare immediatamente una carta stanza per uno. Ok, a questo punto parte la fase costruzione, possiamo iniziare a costruire una stanza.
Quanto la vedo brutta, quanto la vedo brutta, ma la vedo bruttissima. Porca miseria, ma la vedo proprio brutta. Allora, io mi costruisco questa stanza qui. Pronti? Right. Ecco, andiamo a vedere che stanza ho costruito. Io mi sono costruito la fossa senza fondo. Ha un punto ferita, attira comunque sempre il ladro, perché tanto quelli ci stanno. Se distruggo questa stanza, sconfiggo un eroe qualsiasi. Però la devo distruggere. Era l'unico modo per poter fare qualcosa a sto giro. Io nel frattempo mi guardo anche gli incantesimi. Armenia, okay. Goblin. L'Armenia? L'Armeria, l'Armenia, sì. Allora, io ho bisogno degli occhiali, ma ultimamente mi sa che pure Claudio. E sembra una N. Sì, l'Armeria. Vabbè, che ha due... Che c'ha, vabbè, ok, due spade, però... e però dà un più uno a tutte le stanze. Sì, mostro adiacenti. Ah, hai fatto la combo. Cioè, questa già praticamente è arrivata a 5 danni, così come se niente fosse. Vabbè, io invece, vabbè, è così. Che vogliamo fare? Allora, per cui adesso partiamo con la fase avventura, per cui i nostri eroi della città in questo momento sono eroi comuni, ma andando avanti col gioco arriveranno gli eroi, quelli epici, quelli gialli, quelli importanti sia come ferite che come danni, ma anche ci daranno due anime ciascuno se riusciamo a sconfiggerli, ma sono molto più forti, molto più potenti. Allora, i due ladri... Vengono tutti e due da me a bussare alla porta, perché ovviamente io ho tre sacchette, lei ce n'ha una sola, diciamo, di monete, per cui sono attirati dal mio dungeon. Io tiro sempre, però vabbè, arriva il ladro da 4, eccolo qua che arriva all'ingresso del dungeon, e il ladro da 8. Allora, che succede? Adesso praticamente vediamo che cosa combinano. Facciamo partire il ladro da 4. Facciamo partire il ladro da 8, anzi facciamo partire il ladro da 4. Il ladro da 4 parte, una ferita, due ferite, ce n'ha 4, ma io gli vado a giocare il teletrasporto, eccolo qua, per cui una bella incantesima di teletrasporto, torna indietro alla prima stanza, per cui due danni se ne era presi, torna indietro, si prende un terzo danno, un quarto danno, e riesco a sconfiggere miracolosamente questo ladro e mi prendo un'anima. Ok? Scartiamo il nostro incantesimo e arriva il ladro da 8. Il ladro da 8 arriva alla fossa senza fondo, e io purtroppo, se questo praticamente mi passa, mi fa malissimo, distruggo la fossa senza fondo, per cui distruggo questa stanza e riesco a sconfiggere il ladro da 8, per fortuna, e riesco a prendermi un'altra anima. Però praticamente mi sono fatto malissimo, perché ho distrutto la stanza e mi sono giocato pure un incantesimo. E vabbè, Claudia non aveva nessuno che andava a visitare il suo dungeon, perché non... è un dungeon da 4 soldi. Che dici? Da un sacchetto. C'è un sacchetto, vabbè, però adesso se arriva il guerriero Soddolori, per me perlomeno, perché si piglia tutti i guerrieri. Andiamo a vedere i nuovi eroi che arrivano in città, ovvero il guerriero, eccolo, te pareva, e il chierico, che in questo momento il chierico non se lo fila nessuno. Peschiamo una carta stanza per ciascuno. Oh! E possiamo giocare una carta stanza. E qui la vedo sempre più brutta. Visto che sto giro non mi arriva nessuno, devo giocare così, per forza. È l'unico modo per poter cercare un attimino di fare qualcosa di buono, perché qui la situazione si sta imbruttendo. Cioè, Claudia già è piena di stanze importanti, giusto? È come, cioè già questa che fa uno, questa che ne fa quattro, già sono 5 danni così. Vabbè, andiamo a vedere le nostre stanze. La mia è la covata di draghi. E la mia è altare oscuro. Ok, per cui lei chiaramente che succede? Si è giocata una carta a stanza che gli permette di far venire anche il chierico, giustamente. La covata dei draghi non fa venire niente, semplicemente è una stanza senza abilità, c'ha 0, però c'ha tutti i simboli, per cui praticamente potrebbe far venire chiunque. Ma se l'ho giocata c'è un motivo, lo vedrete dopo, lo scoprirete strada facendo. Allora, per cui abbiamo giocato le nostre stanze, a questo punto parte la fase avventura e arrivano gli eroi che
vanno tutti da Claudia perché lei ha tre spade, per cui arriva il guerriero e si è costretto alla stanza all'altare oscuro, mi pare che faceva l'abilità dell'altare oscuro. Distruggi questa stanza, scegli una carta dalla pila degli scarti, e la riprendi alla mano. Okay. E arriva pure, il chierico, così per non farsi manca niente. Allora, parte il chierico, qui uno. Due. Ok. Questa è una stanza mostro adiacente a questa, per cui, quindi è 3 più 1 4 6 e muore. Ovviamente ci lascia il guerriero con 6 ferite e anche lui e parte anche no, il chierico, a parte il guerriero 1 più 1 2, questo è una stanza più 4 6 e muore. E a pelo per proprio le ferite lisce come l'olio, anche lei riesce a uccidere i suoi due eroi arrivati dalla città e si prende le sue prime anime. Per cui ripartiamo di nuovo con un altro turno. Questa volta arriva un nuovo ladro e un chierico. Se li potremmo steccare questi, come si dice. Andiamo a pescare una carta stanza per uno. Claudia. Ok, e poi vediamo che cosa possiamo fare. Questa non è male, mi potrebbe dare una mano. Mi potrebbe dare una mano relativamente, perché qui potrei pigliare botte. Sto giro potrei prendere botte, però lo devo fare. Per cui io mi gioco questa stanza coperta sopra un'altra stanza. Vi ricordo che è possibile giocare stanze base partendo ovviamente dalla sinistra del boss. Potete costruire le stanze ovviamente allungando il vostro dungeon, potete costruire le stanze base sopra altre stanze base. Se costruite delle stanze avanzate che hanno il simbolo d'oro invece che quello diciamo in argento, a quel punto la stanza avanzata potete costruirla sopra una stanza base ma che abbia almeno un simbolo tesoro in comune con la stessa stanza dove ovviamente andate a fare l'avanzamento. Per cui abbiamo costruito le nostre stanze, la giro io ovviamente andrò a costruire il serraglio delle bestie, che è una stanza avanzata, ha un simbolo in comune con quella sotto, e il serraglio delle bestie è una stanza che fa 4 ferite, richiama i guerrieri, e quando costruisco una stanza mostro pesco una carta stanza. Ok? Claudia? Allora, io ho il tunnel dell'Armenia, anche centipede. Il tunnel del centipede. Allora, okay. Quando costruisci questa stanza, puoi scambiare la posizione di due stanze all'interno di qualsiasi dungeon. Ok. E io scambio queste due. Ok. Dungeon. Allora, ok, perfetto. Tu hai fatto e a questo punto partiamo con la fase avventura, per cui quante borse c'hai del ladro? Una. Per cui il ladro viene da me e secondo me mi fa malissimo, ma sì, mi fa malissimo. Il chierico viene da te. Due. Viene da me. Sì. Viene da te, che è un chierico da 8. 1, 2, 3. Guarda che... Vabbè. Ok, per cui partiamo. Parto io che ho più esperienza. Se fa perdi. Il ladro c'ha 6 ferite, il mio, per cui parte attraverso il dungeon, arriva al serraglio delle bestie, se prende 4 danni, passa per la sala del terrore, se prende un altro danno e se subisce 5 danni, ma siccome ce n'ha 6 passa, arriva da Cerebellus, gli fa un saluto, gli dà una spadata in fronte e ovviamente a questo punto mi prendo la mia prima ferita. Non potevo fare altrimenti, ragazzi. Allora, chierico. Parte il chierico. Uno. Due. Io lungimirante avevo scambiato queste due, quindi siccome questa stanza dice le stanze mostro adiacenti a questa stanza guadagnano più uno. Anche quella è una stanza mostro? Yes, appunto, okay, l'ho scambiato. Perfetto. Questo a 2, 3, 4, questo a 3 più 1, 8 e lui muore. E qui muore. Il chierico passa, cioè passa, il chierico non passa, non arriva passa. All'ultima stanza, è morto. Alla caverna preistorica, ci lascia le penne, si fa un'altra anima, giusto, ma l'anima de... va bene, ok, partiamo con un nuovo turno, per cui vediamo che eroi arrivano in città. Ci abbiamo il mago che non era mai arrivato, e ci abbiamo l'allocco è un fregnetto
che normalmente va da chi ha meno anime. In questo caso penso io, perché Claudia ha fatto un'anima, io non l'ho fatta, perché potrebbe arrivare a me, potrebbe arrivare da me, ma non è detto. Per cui andiamo a pescare di nuovo una carta ciascuno, la carta stanza, giochiamo una carta stanza, ovviamente vedremo quello che succede. Che peccato, beccato una bella carta stanza che però non posso giocare. Ma guardate. Ok, io mi giocherò questa stanza qui. Non posso fare altro, ragazzi. Ok? Dopodiché, durante la fase della costruzione delle stanze, io mi gioco un incantesimo contro Claudia, ovvero l'attacco zombie. L'attacco zombie, io prendo uno dei tuoi eroi che avevi sconfitto, te lo faccio ritornare all'inizio del tuo dungeon e tra l'altro guadagno un più 2 in attacco, anzi in ferite, proprio perché lo zombie è un pochino più resistente. Contro incantesimo. Contro Carola. Vabbè. Ma giocato il counter spell come quando si giocava Magic e di conseguenza vabbè, ma annullato l'attacco zombie, grazie, comunque sempre molto gentile. Andiamo a rivelare la mia stanza. Trattasi della cripta del Mimic. Quando costruisci questa stanza, scegli un eroe comune dal villaggio e posizionano all'ingresso del tuo dungeon. Allora, quanto c'hai tu di magia? Un simbolo, anzi ce n'hai 3. Ovviamente. Allora, quando costruisci questa stanza, pesca 2 carte incantesimo e scartane una. Quindi intanto questo è forte. Vabbè, io comunque intanto mi 2. Prendo il mago e lo faccio. Allora adesso però dobbiamo capire è più importante il mio level up, che quindi scegli. Questa è la stanza di momento si gioca. Tu adesso attiverai anche il tuo level up. Ma tanto verrebbe lo stesso. Ah no, non verrebbe. Lui. Perché questa si attiva nel momento stesso in cui ha costruito. Allora, aspetta, che intanto scelgo. Ok. Prime diatribe, vedi? Vabbè, comunque mi sono fatto venire il mago, perché in realtà l'allocco sarebbe comunque venuto da me. Adesso okay, allora questo scegli l'incantesimo, lo scarto. Okay. Ok, queste le tengo. Allora, adesso lei ha costruito le sue 5 stanze, per cui attiva il automaticamente level il level up del suo boss. L'eroe immediatamente sconfitto e poi aggiunge la tua aria punteggio. E se piglia l'allocco non me lo lascia, diciamo che alla fine siamo tornati pari di anime, giusto? Sì. In realtà, se non avesse fatto il level up, io mi facevo il mago e poi facevo pure l'allocco e di conseguenza aumentavo le anime, però vabbè. Per cui parte il mago, un mago che subisce un danno, quindi subisce 4, andiamo a 5, qui subisce il 6° danno e di conseguenza riesco a sconfiggerlo e a prendermi un'anima, solo che lei se l'è rubata. L'anima. Ma tanto moriva. Io invece ho dovuto faticare per farlo. Tanto moriva l'allocco, però. Ok, nuovo round, tu già c'hai un bel dungeon, io avendo distrutto stanze o cose del genere. Allora, arriva il guerriero e arriva un chierico. Peschiamo una carta stanza per uno e vediamo se possiamo giocare qualcosa. Mamma mia. Che brutta situazione. Cioè io sto certo un'ora per costruire qualche stanza. Capirai, lei c'hai da lei arrivano guerrieri, chierici, maghi, cioè arriva di tutto. Io ovviamente in questo momento raccolgo solo ladri. Maledetti. Allora, vabbè, che posso fare? Qui tre, l'unica cosa è che non posso fare assolutamente niente. Cioè, subirò passivamente il fatto che lei si faccia 2 anime così sto giro. Non posso fare nulla. Non posso fare nulla. No. Gioco questa. Devo giocare. Che Claudia giustamente c'ha un dungeon che fa paura, per cui io mi gioco la covata dei draghi, l'unica cosa che potevo giocare, che mi permette comunque di avere tutti i simboli, ma mi serve a poco, mi servirà dopo, in un secondo momento. Ok, arrivano gli eroi, partono dalla città,
parte il chierico, io ho un simbolo, tu ce n'hai due, per cui il chierico viene da te. Poi parte il guerriero, io ho due simboli, tu ce n'hai tre. Quattro, per cui viene da te, viene assolutamente, da okay. E incomincia a vedere che succede. Allora, il chierico qui fa uno, due, tre, quattro, e ci lascia subito le penne e si prende in anima. Okay. E lui, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e ciao. Ciao. E di conseguenza, quante anime c'hai già? Sei. C'ha già sei anime, praticamente più del 50% della vittoria. Io ancora ce n'ho tre, cioè ma praticamente raddoppiato. Si è messa male sta partita. Allora, andiamo a vedere i nuovi eroi che arrivano in città. Un altro guerriero è un mago. Peschiamo una carta stanza e vediamo. Cioè io sto a pescare solo le cripte dei mimic. Ma che è sta roba? Ok, vediamo che possiamo giocare. Lo so. Il problema fondamentale è che il mago potrebbe andare da lei. E il guerriero ce va sicuro. Che brutta situazione. È veramente una brutta situazione. Niente, io a sto punto mi vado a giocare questa qua. Così cerco di attivare almeno il bonus di level up di Cerebellus. Ok? Tu immagino che lasci le stanze esattamente così come sono, perché insomma mi pare messa per il momento piuttosto bene. Poi chiaramente quando cominciano ad arrivare gli eroi epici ne riparliamo. Ok, io lascio così. Ok, allora io costruisco un'altra cripta del Mimic. Io gioco... Oddio, mo, che gioca questo? Questo, okay. La fase costruzione. Damigella in pericolo. Scegli un eroe del villaggio e piazzalo all'ingresso del tuo dungeon. Che... Eccolo qua. Vabbè, per cui mi hai rubato il mago. Già. Vabbè, quando costruisci questa stanza, scegli un eroe comune dal villaggio e posizionalo all'ingresso del tuo dungeon. E che volevo fare? Giustamente, mica tutti tu li vorrei prendere gli eroi. Qualcosa devo fare pure io, no? Dopodiché, siccome ho costruito la quinta stanza, attivo il level up di Cerebellus, che mi dice pesca tre carte incantesimo, per cui okay. Una, due e tre. E scartane una. E ne posso scartare una. Interessante. Ok, scarto questa. E queste me le tengo. Allora, due buone carte incantesimo. Partiamo con la fase avventura. Il guerriero che si è avvicinato al mio dungeon senza sapere nemmeno né perché né per come è arrivato. Comunque, con quattro ferite, subisce la prima. Qui non le subisce, subisce la seconda. Qui subisce le altre quattro. E automaticamente mi prendo un'anima. Aspetta. Quella è 4? No, vabbè, ci manco ce lo spreco. Ok, per cui parte il mago da 4. 1, 2, 3, 4. E muore lì, schiacciato praticamente dal centipede. E si fa la settima anima. Mi sa che Claudia sta quasi in ma ti vincere. Ricordo che le ultime volte tu sul finale, ho vinto sul foto finish, ho fatto una rimonta clamorosa. Quindi. Allora, andiamo a vedere gli altri due eroi che arriveranno. Ok, l'eroe comune, e arriva, come vedete, il primo eroe col dorso oro, questo qua, che praticamente darà due anime a chi lo sconfigge, ma se passa ovviamente farà anche due ferite al giocatore. Allora, peschiamo un'altra carta, Dungeons, per uno, e possiamo giocarla per vedere di capire com'è la situazione. Io qua c'ho... I maghi potrebbero venire tutti e due da me. Tutti e due da me potrebbero venire i maghi. In effetti. Potrebbero venire tutti e due da me i maghi. Per cui io potrei a questo punto giocarmi questa stanza esattamente qua sopra. Che non è decisamente male come cosa. Allora.
Eh sì, tanto era zero, per cui insomma, qualsiasi cosa che ci gioco sopra va bene alla fine. Gioco questa qua. Però è comoda. Claudia gioca una stanza sopra un'altra stanza. Girerò la mia. Io ho giocato una stanza avanzata con un simbolo ovviamente in comune che è la tara della Leontigre. Quando gioco una carta incantesimo, pesco una carta incantesimo, per cui comunque carina, una volta per turno lo posso fare. Io gioco la Claudia gioca un'altra caverna preistorica. Non puoi costruire una stanza avanzata sopra questa. Capito, stanza. Ma questa fa 3 danni, ok. Andiamo a questo punto a vedere gli eroi, attenzione perché qua, gli eroi che partono dalla città. Dove hanno sto giro? Su che dungeon? Ovviamente sono 2 maghi ed avendo io 4 libri di incantesimi verranno da me. Per cui il primo mago, quello piccoletto, parte da qua e il secondo mago parte da qua. Per cui intanto vediamo il primo che ha 8 ferite. Ce la famo a sconfiggerlo? 1, 2, 3, 4, 4, 8. Sì, per cui 1, 2, 3, 4 e 4, 8. Al serraglio delle bestie il primo mago ce lascia le penne. Ma andiamo a vedere il secondo che invece ha 11 ferite. Tu quante ce n'hai di ferite? Una? Ce n'ho una subita. Per cui il mago parte, c'ha 1, 2, 3, 4, 4, 8, 9 e tecnicamente, se passa mi fa male, ma io per fortuna ho il teletrasporto, per cui gioco il teletrasporto, incantesimo, mi riporto indietro il mago all'inizio del dungeon, per cui ne va subite 1, 2, 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, ovviamente viene sconfitto e di conseguenza lo aggiungo alle mie gemme, che è paura, scegli un eroe in qualsiasi dungeon, ma questo lo devi giocare prima. Io ormai già ho fatto la, cioè questo lo devi giocare prima che partivo dal dungeon. Io ormai già l'ho fatta. In qualsiasi dungeon, quindi un eroe in qualsiasi dungeon deve essere arrivato. Sì, ma prima che partisse, io ormai questo lo sconfitto. Ma no, perché se lo rimetto al villaggio. Sì, vabbè. Ok, mi sta bene, però quella la carta va giocata. Vabbè, vai. Prima che vabbè, parte. No, vabbè, dai, tranquilla, tanto non c'è problema. Vabbè. Però quella la carta andrebbe giocata. Nel momento in cui entra al dungeon, tu giochi quella e lo fai il torno in città. Ma io non lo so se tu lo batti o no, quindi io lo gioco quando io lo batto quando la gioco quando è utile per me. Vabbè, giocarla. Ok, sì, però tanto lo puoi giocare comunque durante la fase. Lo puoi giocare comunque durante la fase mia dell'avventura, per cui effettivamente ritorna al villaggio. Però mi fai rosicà perché... Ma adesso riparte o riparte dopo? Comunque io avevo giocato il teletrasporto, per cui con la tana della Leontigra, avendo giocato un incantesimo, pesco un incantesimo. Io questo l'ho giocato. Esatto. Ok, ma adesso questo riparte o riparte no, dopo? No, adesso è ritornato in città, fine, per cui per sto giro è tornato in città, punto. Poi adesso vediamo se torna il giro dopo. Per cui ripartiamo con un nuovo round. Ok? Ha fatto la stronzetta! Allora, 2 nuovi eroi, un altro mago, e la cosa mi potrebbe anche andare bene, e un ladro. Per cui abbiamo 2 maghi e un ladro che arrivano dalla città e sono tutti 3 personaggi epici. Ci peschiamo una carta stanza per uno e a questo punto... Ha fatto la stronzetta, questa me la segno, adesso questa mi prendo... Ma la segno, sto tranquilla... Allora, che possiamo giocare? Questa potrebbe essere importante. Potrebbe essere decisiva. Che cosa sono entrati? E te l'ho detto, 2 maghi e il ladro. 2 maghi e un ladro. 2 maghi e il ladro. Ma io mi sa che in gioco manco stanze sto giro, poi tra le altre cose. Che non mi conviene. Oddio, so da 11. Sono tutti, 1 da 13, 1, 2, 3, 4, 4, 8, 9, capirai, io ho 9, tosta, perché io ho 9, allora io mi gioco questa, quanti libri di incantesimi c'è tu, 2? Quanti? Libri di incantesimi, tu ce ne hai 2, giusto? Sì. No, finiti. No, i libri di incantesimi sulle carte, 2. Allora, io questa me la gioco esattamente, potrei rinunciarla, me la gioco esattamente qua, sopra, la mia carta stanza, e poi vediamo che succede. Mostra Claudia, vedremo, può anche decidere di non giocare carte stanza. Ma secondo me la giocherà, è facile che la giocherà. Intanto mi guardo i miei incantesimi perché devo capire bene quello che posso fare.
Ok. Non è ancora detta se potremmo ancora vincere sta partita. Claudia gioca sulla prima stanza una nuova carta. Per cui giro la mia. Questa è avanzata. Ah, ok. No, deve essere se una stanza avanzata, deve avere un simbolo in comune con la stanza con cui la giochi. Simbolo tesoro, ovviamente, stiamo parlando. Ecco, l'ho messa in difficoltà. Mo sta in difficoltà. Due maghi e ladro sta in difficoltà. Perché potrebbero venire tutti da me e potrei addirittura fare 6 gemme in un colpo. Quante ce n'ho? 1, 2, 3, 4, 5, per cui con 6 gemme potrei vincere automaticamente la partita. Potrei vincere automaticamente la partita in un solo colpo. Come voleva si dimostrare. Come se volesse dimostrare. E questo potrebbe farla rosicare in una maniera come abominevole, oserei dire. Abominevole uomo delle mele. Ok, andiamo a girare la stanza. Io ho giocato esattamente una stanza avanzata con un simbolo in comune che è il centro di riciclaggio. Quando un'altra stanza del mio dungeon viene distrutta, pesco due carte in stanza. Ma a me mi interessa poco di distruggerla, a me mi interessava aumentare i punti ferita. Ah, io ho giocato questa. Ok. E il covo delle streghe. Una volta per turno, vabbè, scarta una carta stanza mostro per pescare una carta incantesimo. Quindi io lo faccio subito. Ok. Tanto. Va bene. Ok, scarto questa stanza mostro e peschi una carta incantesimo. Sta cerca la cartina incantesimo. Ok, siamo pronti? Ricordami un attimo il martello. Al martello lo devi giocare adesso, che siamo ancora nella fase di costruzione. Questo è il martello. Quello è il martello. Lascia invece. No, lascia, questa è l'ascia. Sì, questa è l'ascia. Ok, all'ascia, allora, il simbolo dell'ascia nell'incantesimo può essere giocato solamente durante la fase avventura. Il simbolo con martello sulla carta incantesimo può essere giocato durante la fase di costruzione, cioè in questa fase. Se c'è ascia e martello incrociate, potete giocarla quando ve pare. Ok? Posso andare? Sì, vai. Possiamo andare? Sì. Per cui, che succede? Vediamo un po'. Allora, parte il ladro. Anzi, il ladro era l'ultimo arrivato. Quanto c'hai tu della dragine? Uno. Della dragine uno. Per cui parte il mio ladro e viene qua. Per cui il mio ladro parte e c'ha 11 ferite. 1, 2, 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11... Sconfiggo il ladro col centro di riciclaggio, l'ultimo appena costruito, e mi prendo le due anime. Parte il mago da 11, in realtà potrei far parte anche questo da 13, parte il mago da 13, 1, 2, 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11, e purtroppo il mago passa. Non riesco a sconfiggerlo e mi fa due ferite. Vado a tre ferite subite. Poi parte il mago da 2, da 11 ferite. 1, 2, 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11. E sconfiggo anche l'altro mago. E sconfiggendo quest'ultimo mago, per cui praticamente da lei non c'è andato nessuno in questo round, io dovrei avere 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anime. Attenzione. Avevo fatto i conti senza l'hostess. Per cui c'ho Claudia ancora un turno e non si sa come potrebbe finire. Sa, per no. cui andiamo a fare un nuovo convinto ad aver fatto 10. Io pure. Allora andiamo a girare i nuovi eroi che sono il ladro e guerriero, per cui tecnicamente si potremmo steccare la vittoria, può darsi. Allora, quante anime c'hai te? 7, ecco, 2 te bastano. Ma questo passa? Che cosa? Il ladro da te passa? Non si sa, tanto andava a pescare la carta stanza per uno, poi vediamo se passa. Allora, vediamo se possiamo costruire una stanza. Allora, io una volta per turno scarto una carta stanza e prendo una carta incantesima. Okay. Intanto, giustamente. Ecco, dato che ho questa possibilità. Certo, mi pare pure giusto. Allora, mamma mia, questa è fighissima, ma se la gioco mi tolgo cose buone. Per cui... io penso che mi giocherò questa. A sto punto 1, 2, 3,
Sì, per cui mi gioco questa esattamente sopra la cripta del Mimic, un'altra stanza nuova di zecca, che in realtà... Allora... In realtà... E poi vediamo quello che succede. Quelle non avanzate possono, si possono costruire... Sì, giusto? Ma anzi, guarda, sai che ti dico? Io non la costruisco per niente, invece. Non costruisco stanze per niente, guarda, invece. Pensate come me la ragiono. Ok. Ok? No, no, questa è avanzata, allora questa costruisco. Fatti i calcoli matematici. Ok, io non ho costruito stanze. Claudia? Io ho costruito questa. Nella prima stanza vai no, a... però aspetta, perché quella mi interessava... Ho capito. Aspetta. Mamma mia, mi fa venire il patema d'animo, mi fa venire l'angoscia quando fa così. Tanto che? Queste, se non sono avanzate, si possono costruire, vai. Certo, puoi costruire sopra un'altra stanza, ok. Fabbrica di Golem. C'ha due ferite. Ok, vi sei un eroe. Attira il guerriero, ma tanto il guerriero l'avresti attirato comunque. Okay. Ok, per cui che succede? Andiamo a vedere questa nuova fase avventura e probabilmente potrebbe essere l'ultima. Per cui il guerriero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, non lo so. Il guerriero va da Claudia. Il ladro viene dallo chef, ma attenzione, perché il guerriero è pure assassino. Non lo so, è cattivo, noi gli ci giochiamo l'assassino, guadagna più 3 ferite, per cui diventa un 14 di ferite, e speriamo che non siano sufficienti che possa passare e colpire la sua gorgona, mentre il mio ladro con 13 ferite... Non si sa quello che succede. Nel frattempo io ho giocato un incantesimo e grazie alla tana della Leon Tigre mi vado a pescare un nuovo incantesimo. Io gioco... Vabbè, parte? Parti prima tu? Parto prima io, perché ovviamente c'ho più esperienza, sì. Per cui il ladro parte. Come parte arriva la cripta del Mimic, c'è sta una frana, praticamente distruggo la stanza e automaticamente il ladro viene sconfitto. Ta-ta! E mi becco altre 2 gemme dell'anima. Gemme dell'anima, mica stavo su con Thanos, però insomma avete capito, mi becco altre 2 anime, per cui la frana è andata. Non pesco un'altra carta incantesimo perché potevo pescare solo una per turno attraverso la tana della Leon Tigre, ma parte Claudia. Tu la devi distruggere questa stanza? O sì, è distrutta. Ok. Non c'è sta più. E io la stessa cosa, parte lui con... Che c'ha 14, 1, 2, 3... Qui frana, distruggi questa stanza. Distruggi la stanza e anche tu con la frana automaticamente ti vai a prendere le 2 anime. Già. Ok? Ma se avemo fatto bene i conti, sì. Fine del turno, andiamo a controllare. Ma io ho 3 ferite. Ma il fatto che tu abbia delle ferite... Non succede niente. Ah, okay. Poi se conta anche solo il pareggio, se conta il numero delle ferite. Vinto tu. Per cui andiamo a controllare le anime. Io ho esattamente 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anime. 9. Per cui 11 anime. Contro le 9 anime di Gorgona, mentre il mio Cerebellus ha ciucciato più anime di tutti, per cui lo chef finalmente riesce a rivincere una partita, e meno male, però vabbè, ce la siamo giocata, sì. Però come sempre, sul foto finish, sono riuscito, sì. Vabbè, è andata bene che mi erano arrivati i lumaghi, e il ladro contemporaneamente, sì, che... però no, è anche vero che le carte sono quelle, sì. E tu a un certo punto hai fatto solamente guerrieri, infatti sì, è arrivata 7 in 3 secondi, io ho recuperato dopo, è vero. Per cui questo è Boss Monster. Ah certo, se venivano questi certo, hai vinto, lo so. Claudia, com'è sto giocare? Comunque è carino, simpatico. Sì. Ma poi c'è un sacco di incastri, fa le varie carte. Allora, Boss Monsters è anche ricco di tantissime espansioni, per cui se poi andate a vedere in giro ne trovate veramente
tante. Io già ne ho prese qualcuna proprio per cercare di ampliare e di aumentarne la longevità, per cui trovate dei mini boss, trovate delle nuove espansioni con proprio nuove carte, nuovi personaggi, con le armi che potete equipaggiare ai vostri eroi prima che partano per venire al vostro dungeon. Veramente molto carino, per cui ringrazio ancora ovviamente la Fever Games sia per la copia del gioco che per il tappetino, perché è fantastico, veramente notevole. Ci siamo veramente divertiti, a noi piace, per cui ve lo consiglio, provatelo, perché un uno contro uno è stupendo, velocissimo e molto divertente. Giocando in più si allungano un pochino più i tempi, però io lo trovo spettacolare proprio uno contro uno, cioè a me mattizza proprio sto gioco, è uno di quei giochi che giocherei molto volentieri quasi tutti i giorni, proprio perché esce fuori un po' di tigna, esce fuori la tigna, te ce stuzzichi, no, veramente carino. Per cui ragazzi, grazie ancora, lo chef è vittorioso, finalmente, grazie. Grazie a Claudia per aver partecipato a questo nuovo gameplay e grazie anche di aver perso, che ogni tanto ci vuole pure quello. Almeno mi ritiro su un po', mi risollevo un attimo. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, così avrete tutti i nuovi video. Tra l'altro da settembre, in questo settembre arriveranno tantissime novità anche dall'estero, tantissime novità specialmente per l'Italia sul mio canale, per cui novità assolute. Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo unboxing, al prossimo gameplay o come sempre, quando vi pare. Ciao, ciao chef! Ciao!